Allora, ho sostituito nella vaschetta qua dietro alle casse, no? Difusori, che da sta moda di chiamarli diffusori, andato a fare in culo là, alle casse acustiche della Eltax. Quindi sono andato a cambiare i connettori che c'erano qua dietro nella vaschetta e ci ho messo questi qui che sono di rame puro, perché i suoi originali erano questi qui, che fanno vomitare il cazzo in tutti i sensi. Fanno vomitare, insomma. Poi ovviamente sono più corti, quindi vedo un attimo se riesco a posizionare. Cioè, praticamente metto in pausa perché ho solo una mano. Ecco, praticamente avevo questo problema qua, cioè i connettori qui non arrivavano fino in fondo perché sto cazzo di connettore, anche questo è troppo corto. Ma io sinceramente non l'ho mai visto così, è la prima volta. E poi non so neanche in quale applicazione si possono usare dei connettori di merda così, ma lasciamo stare. Mentre questi qui invece si vanno bene. Allora, dal momento che questo qui è un cavo che ho comprato su AliExpress, che è anche fatto bene, diciamo, è buono. Già che c'è dei connettori di merda, anche questo, per cui li cambierò, metto in pausa. Dicevo, già che questi qui hanno, anche questi qui hanno dei connettori di merda, per cui li cambierò. Ci mancava anche solo che, dopodiché, avevano questi altri connettori qui di merda, perché sono, poi ve lo faccio vedere adesso. Sicuramente sono di un materiale tipo ottone, ma ottone scadente, solo la parte esterna, e la parte interna è cemento, lo dico io, con una placatura in oro che fa altro tutto che gara. Sicuramente questi qui sono di rame puro, che poi non so come abbiano fatto, comunque è il tipo di rame trattato che praticamente non dovrebbe fare l'ossido. Sopra c'era la plastica trasparente, io l'ho cavata perché per me è meglio così ed è anche più bello. Poi, dal momento che avrei dovuto cambiare anche la vaschetta, ma mi scocciava spendere dei soldi, nel senso che non si, cioè, si comprano perché le vendono, però sono sempre uguali a queste che fanno cagare. Allora, io dico ai progettisti delle vaschette, questi qui che non so come si chiamano, dagli altoparlanti. Io farei i due fori più vicini. Voi cosa dite? Eh? Che quando uno ci deve andare con le dita qua per avvitare o svitare, stringere o svitare, insomma, i connettori, cosa c'ha? Deve avere le mani fine? Eh? Non lo so. Cioè, non si possono fare i buchi un po' più larghi, no? Troppa fatica. Allora, questi qui si possono rifare magari con della fibra di carbonio. Sarebbe l'ideale, e quindi sono anche più resistenti della plastica sicuramente. Però dai, adesso non mi va di spendere dei soldi, quindi l'importante alla fine è il risultato, che è il suono. Adesso li monto e poi dopo faccio anche l'altra cassa. Questi qui sono dei connettori di recupero che mi sono anche costati dei soldi, adesso non mi ricordo quanto, però tempo fa li ho acquistati su un sito internet. Sono anche buoni, rame puro, nonostante che questa web è, nonostante che questa questo tablet è un tablet economico, quindi il colore si vede alla cazzo perché non rispecchia esattamente i veri colori che vedo io qui con gli occhi nudi, però già così con un tablet di merda si vede comunque la differenza, cioè, però vi assicuro che sono molto più belli da vedere a occhi nudi, cioè hanno un colore molto più vivo. Si vede proprio che è rame, ecco. E
Proprio questi qui invece sono scadenti, dai, adesso prendo la pinza, lo spacco qui, così vi faccio vedere che sicuramente questi qui sono di cemento dentro, che fanno cagare. Sono quei connettori di merda che arrivano dalla Cina o dal Pakistan, non so da dove cazzo arrivano, che per alcune applicazioni possono anche andare bene, ma non per questi qui, dai, non esiste. Ci faccio vedere, metto in pausa. Infatti, come dovevasi dimostrare, cemento, anche perché l'ho piegato come il burro, quindi senza neanche fare sforzo, già si era piegato come il burro. Vediamo se riesco. Comunque, se vedete al centro, questa è la parte grigia, è cemento. È comunque un materiale simile al cemento, morbido, ma è cemento. Quindi loro praticamente, per non farlo tutto pieno, perché se no sarebbe costato dei soldi, no? E comunque non c'è lo stesso. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto il coso di cemento, lo stampo col cemento, poi dopo l'hanno placcato con del materiale metallico praticamente. E poi l'hanno verniciato forse con la bombuletta, che cazzo ne so. Queste sono le cagate che vendono oggi. Dove l'ho messo il pezzettino? Eccolo qua. Vedete? Questo è cemento. Quindi queste cagate qui, prendete una pinza, tenete ben fermo da questa parte, lo piegate verso il basso, lui si spezza e vedrete che all'interno è cemento, perché questo è cemento, fa cagare. Io spero che questo video sia utile per alcune persone, specialmente che le vado a farsi il giro là in Cina, che la smettono di prendersi per il culo, va bene, perché anche un morto di fame come me, perché io sono un morto di fame, non sto a guardare se vado a pagare 2 euro in più o 2 euro in meno, che non sono i 2 euro che mi cambiano la vita, però se io ti pago un connettore 2 euro in più e tu mi dai un connettore meglio, fatto un po' buono, sono più contento, magari ci ritorno anche da te come venditore da fare gli acquisti ancora. Ma io se ti devo acquistare dei connettori di merda così non te li compro più. A parte che, vabbè, questi qui erano già montati lì. Però comunque per dire, su internet li vendono ancora questi cessi qua. E vabbè. Oh, connettori per altoparlanti a morsetto, che poi all'italiano li chiamano così, che si pronuncerebbe binding post. Scritto binding post. E placati in oro, che robona, mi è andato a fare in culo da là, veramente. E niente, poi, oltre a quelli lì, quei connettori di merda lì, avevano anche questi qui, che solitamente, vabbè, ce li hanno tutti i connettori poi. Solo che questi qui, invece di essere classico rame placati in oro, questi qui sono o probabilmente o di alluminio o di acciaio, adesso non lo so, però comunque, fatto sta che non sono di rame. Quindi praticamente loro passano da qui, fa la saldatura, poi dopo passa di qua, quindi c'è un percorso di metallo non proprio conducibile al 100%. Dopodiché si attaccava a sto connettore di merda. Poi da sto connettore di merda andava a finire su quest'altro connettore di merda qua, cioè. Vabbè. Adesso sicuramente quando io ho montato questi avrò fatto direttamente una saldatura. Dopodiché cambierò anche questi, poi dopo la storia cambia assolutamente. Nel frattempo io ho ordinato comunque, ripeto, proprio perché non sono ricco, ho ordinato un paio di condensatori della Clarity Cup e piano piano adesso a fine mese ordino il resto, quindi gli altri condensatori e le induttanze di filtro in aria. Non certamente quelle già pronte che vendono su internet, ma me le farò fare direttamente su mie specifiche. E poi dopo anche le resistenze, perché comunque sono le classiche resistenze all'impasto, che sicuramente non sono proprio il massimo. Una volta che io avrò fatto l'aggiornamento completo, dopo queste qui suonano molto, ma molto meglio, e veramente dopo suoneranno molto bene. Già suonano bene, però dopo cambia, la storia cambia.
Questo segno qui che ho fatto il più col pennarello rosso è perché si vede prima dove è il positivo. Perché qui c'è scritto sulla plastica, però è in rilievo. È in rilievo e se non c'è tanta luce non si vede bene. Quindi questa è già una cosa che mi sta sui coglioni, che fanno tutti così, non so perché. Comunque, questi qui si avvitano e si svitano con le dita, ok? Però io li avrei messi più vicini. Voi cosa dite? Invece di metterli qui così a questa distanza, io li avrei messi così, magari attaccati. Ma fanculo, va, se c'era dello spazio, no? Bastava mettere un po' più distanti. Uno con le dita si vedeva, si deve andare dentro con le dita, no? Devono farli così, tutti vicini. Mi è andato a fare in culo, porca puttana. Che peraltro sono anche dei connettori di merda. Eccoli qua. Connettori. Il rame puro. Li ho pagati un bel po' tempo fa, adesso non mi ricordo quanto esattamente, però li ho pagati abbastanza. Questo è rame vero, rame puro. Che fa anche l'ossido, fa il verderame se sta a contatto con l'umidità. Infatti, tant'è vero che l'ho anche pulito un attimino con l'alcol, l'alcol etilico normale. Perché se si usano delle cose un po' più potenti, dopo non va bene, si rovina il rame. Sta a posto. Adesso praticamente riconnetto la vaschetta nel suo posto. E almeno questi qui sono di rame. Non sono questi connettori di merda, cemento con la parte esterna che è sottile come un foglio di carta, neanche come una foglia di una siepe. Cioè praticamente cemento placcato metallico, con la placcatura metallica e basta. Vi verniciate con la bomboletta. E oltretutto c'erano anche questi qui, no? Perché questi qui andavano, dov'è? Andavano lì, quindi qua c'era la saldatura. E poi dopo da lì andavano lì, cioè, ma che non è che sia rame questo, questo non è rame. Questo è alluminio o acciaio? Alluminio sicuramente, questa è una cagata. Ma roba da matti, dico io, ma come cazzo si fa? Che cazzo di cagate che fanno?